Buonasera, sì, per avete riconosciuto la voce, sta andando a Chianciano Terme il presidente del Gladiator, Lazzaro Luce. Ciao Lazzaro! Grazie. Senti, presidente, sta andando e venendo da Chianciano un'estate bollentissima, o sbaglio, eh? Molto intensa, di grande lavoro. Ho trovato ieri che sono arrivato lì, poi sono dovuto tornare stamane, ma ho trovato un bel gruppo, staff che lavora, diciamo, veramente con grande dedizione, grandi sacrifici, ma soprattutto veramente si sta cementando un bel gruppo, fatto fondamentalmente di bravi ragazzi, quindi, e tutti praticamente che sudano, ma veramente sudano e stanno assimilando bene 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 i dettami tecnici, diciamo, del mister Spillato. Certo. Abbiamo fatto anche ieri un test, diciamo, è bene che, voglio dire, le partitelle, diciamo, da gusto contano relativamente poco, ma comunque danno le prime indicazioni, diciamo, su Certo. cosa e come la squadra si comporta in questo momento anche di grande fatica e di grande calma. Certo, diciamo per i nostri navigatori che ci ascoltano che il presidente è in macchina, sta guidando e sta parlando con noi a viva voce, per cui nessuna contravvenzione, voglio dire. Certo. Allora, perfetto, benissimo. Allora, senti, io ho avuto modo di parlare prima con Governuccio, il tuo team manager responsabile settore giovanile. E ho detto che di stare attenti a tutti quanti perché tu non perdoni chi sbaglia, o almeno gli dai la possibilità una sola volta quando sbagli, e poi dopo chiaramente ricominci da mandi via. Insomma, voglio dire, sei un presidente che dai tutto, però pretendi tanto, è così? Qualche delusione, forse anche un pizzico di saggezza che arriva, diciamo, con la maturità. Naturalmente bisogna a un certo punto, diciamo, dire, facciamo i professionisti e se io nella mia azienda qualcosa non funziona, la mia vita lavorativa si mette in discussione, così come deve essere anche per gli altri. Evidentemente bisogna lavorare in serenità, con capacità, ognuno ci deve mettere del suo, è quasi tutto nuovo e rifatto. E cioè, chiaramente quest'anno ho detto più di una volta, guarderò le cose un po' più da vicino, perché credo che uno dei miei errori del passato sia stato quello di lasciar troppo fare, evidentemente con l'alibi di non voler attenuanti o scusanti, è troppo facile, no? Nel calcio magari se il presidente impone qualche cosa, da una scelta di un giocatore piuttosto che di un tecnico, piuttosto che di qualsiasi altra cosa. A un certo punto, se i risultati non vengono, è troppo facile dire hai scelto tu e non io. Adesso invece le scelte sono, diciamo, concordate, però voglio dire, io non faccio fare nulla senza il mio avallo e soprattutto non vengo costretto, ma mi devono convincere, non costringere. Questa è, diciamo, la cosa. Voglio una squadra volitiva, dinamica, giovane, in un campionato che ho fortemente voluto come esperienza. E voglio tanti bravi ragazzi, diciamo giovani, perché ritengo che il segreto di queste categorie, soprattutto dell'interregionale, sta tutto nel indovinare i giovani che siano oltre che bravi anche motivati e soprattutto aiutati dagli over. Abbiamo una rosa di over veramente fatta di veri uomini, ho visto che aiutano praticamente questi ragazzi a venire su. E praticamente sono molto contento di questo. Le leadership naturalmente si vanno affermando. Ieri ancora due gol di Tommaso Manco, non c'è bisogno di dire nulla. Uno di Del Sorbo, molto disponibile, volitivo, uno che corre dall'anima. E
e Borrelli che è un po' come la chioccia, no? Che c'è tutti praticamente intorno e cerca di portare a casa il miglior risultato possibile. Non parlo di risultato tecnico per quanto riguarda la partita, ma di quello del coinvolgimento generale. Abbiamo poi, diciamo, anche allenatore in seconda, Dandò, che veramente quest'anno sta riscoprendo anche la sua verve teatrale, per cui l'ambiente è molto carico, si divertono, fanno tanti sacrifici e poi soprattutto si aiutano una parte con l'altra. Certo. Questo è quello che io volevo, e soprattutto voglio un ambiente che si diverta all'insegna della professionalità. Poi da qui, se pensiamo che i risultati vengono, queste non sono le uniche componenti, ci vogliono tante altre componenti, tra le quali nel calcio abbiamo visto talvolta episodi, talvolta anche l'avversario che può essere più forte di te, talvolta anche la fortuna, ma soprattutto quando poi è più forte devi stringere la mano, e quando sei sfortunato aspettare magari l'episodio successivo che forse potrebbe essere dalla tua parte. Certo, Presidente, adesso hai detto prima ho voluto fortemente la Serie D, e io adesso ti dico hai voluto la bicicletta e mo pedala, nel senso che, scusami questo accoppiamento, nel senso che ti hanno dato un girone non da Serie D, ma sicuramente da C1, e perché no, come ha detto Carlino, il presidente dell'Ischia, quasi quasi da Serie B, è così? Questa definizione che questo girone sembra più da C1, da C che da D. Io ritengo che sia da Serie D, perché se no, se fossero squadre da C, fossero C. Intanto siamo in D e siamo tutti in D e partiamo tutti da zero e partite valgono tutte e tre punti. Quindi per me uno valeva l'altra. Se devo parlare sotto il profilo logistico sono molto soddisfatto, perché sono vicine, sono quelle forse più tranquille sotto il profilo dello spread, diciamo, da viaggio, e ti devo dire che questa cosa, secondo me, ha delle matricole come la mia, fa anche molto piacere, perché misurarsi, non so, faccio un nome su tutto, su tutti, con, non so, faccio un nome perché così io nuovo del cazzo, ho la mia, che cazzo sono? Dire, io preferisco misurarmi col Taranto, col Bisceglie, col Brindisi, col Foggia, col Potenza, col Matera, col Foggia, anche blasonate, anche perché questo ci ha consentito di evitare le corazzate Turris, probabilmente Casertana, se riescono a risolvere questi problemi, la Sarmese stessa, che è veramente una grande società, è una grande squadra, dice ma avete preso l'Ischia? Andremo a fare un bagno a Ischia, voglio dire, è chiaro che voglio dire, non le puoi evitare tutte, non te le puoi scegliere, e sicuramente se potessimo scegliersi tutte nella vita è tutto facile, invece il calcio, come tutte le altre cose, naturalmente ci sono le regole. Se dovessi avessi avuto la possibilità di scegliere per la qualità dei nomi, più che da dire è un girone da Serie C, avrei preferito il girone pugliese. Arrivato, adesso tratto le considerazioni finali e dico, ma è simpatico andare in uno stadio e non su un campo di patate, piuttosto che di un campo sintetico dove ci faremo delle belle foto. Ma il calcio è un'altra cosa, e quindi misurarsi veramente con queste piazze, con un blasone, sicuramente a noi che pensiamo, sicuramente non di vincere, perché ti ripeto, per vincere ci vuole troppo e tante altre cose, ma di ben figurare, e cerchiamo di fare la nostra bella figura e poi magari più avanti tireremo le somme. Poi voglio dire, probabilmente altri si illudono che possono scegliere qualcosa e quant'altro. Sicuramente avranno fatto le loro pressioni, avranno avuto i loro motivi per andare lì piuttosto che lì. Abbiamo visto la Salernitana l'anno scorso, che è stata abitata praticamente e portata con mano in Serie C, e quindi mi pare che tutti vogliano ripetere la stessa esperienza. Io mi ricordo che non è stata una passeggiata neanche per la Salernitana, nonostante tutti i favoritismi verso Lodi e Mezzaroma. Per cui il calcio è un'altra cosa, si gioca in mezzo al campo. Va bene, Presidente, io ti ringrazio moltissimo di questa lunga chiacchierata. Pronto? Grazie a te e buone vacanze, grazie. D'accordo, grazie, arrivederci. Ciao, ciao.